bentornati nel mio canale. Oggi vi voglio parlare della crema viso di Equilibra, linea nutriente al karité. E ora vi mostro l'incipit. Premessa, questa crema l'avevo acquistata parecchio tempo fa. Vi sto parlando di circa 2 anni fa. Quindi ovviamente in questo periodo mi è capitata tra le scorte, perché le mie scorte, scusate mi sono addormentata la gamba, le mie scorte sono in ordine d'acquisto, quindi io cerco di smaltire i prodotti ovviamente che sono veterani, che da molto tempo che stanno lì nell'armadietto. Quindi, come avete ben visto anche dall'inci, è un inci pessimo, all'interno ci sono un sacco di peg, all'interno c'è addirittura il dimiticone, quindi ragazzi è un prodotto non verde, non bio assolutamente. È vero che io sono molto fiscale sull'utilizzo di prodotti biologici sul viso, però vi dico, questa crema, nonostante non sia bio, scusate, a parte il fatto che ragazzi vi volevo dire che è uscita la nuova formula di questa crema, quindi se ha un inci buono è sicuro che la vado a ricomprare. Vi dico anche perché. Chiudiamo gli occhi un attimo sull'inci pessimo e parliamo un attimo di questa benedetta crema. Ormai mi sto impappinando. Allora, la texture, come vedete, è molto burrosa. Il packaging è un po' scomodo perché andando a pigiare col dito andiamo a contaminare il prodotto. Vi dico, questa crema, anche se apparentemente sembra molto ricca, molto borrosa, molto pesante, e ha una texture bagnata. Questo significa che una volta stesa la sentite molto molto leggera. Proprio un effetto bagnato, non quell'effetto asciutto, compatto subito che la sentita sì o no una crema sul viso molto ricca, molto nutriente. Questa è una crema nutriente ma molto, molto soft come texture alla fine, perché si scioglie praticamente con il calore della mano. Questa crema mi sta veramente piacendo tanto perché... ecco, io di sera ricerco di più l'azione preventiva, ovviamente stiamo parlando di azione preventiva anti-age, un'azione nutriente, molto molto nutriente, e vabbè, se c'è una crema che mi ricompatta ancora la pelle, ancora meglio. Ovvio, io non ne ho bisogno di compattezza, però se c'è non è che mi dispiace. Quindi io avevo tirato questa crema perché era super super nutriente, intensiva, anti-aging. Vi dico, sul viso mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo soprattutto perché sono più che convinta di averla tirata fuori nel momento perfetto. Visto che questo non è ancora un periodo invernale, non c'è quel freddo molto pungente che può dar fastidio alla pelle, ma comunque le temperature sono abbastanza ribassate, quindi di sera se io sto in giro tutto il giorno, al mattino freddo, pomeriggio caldo, sera freddo, immaginate voi che delirio che succede sulla mia pelle. Diventa molto discromica, a volte fa addirittura uscire qualche imperfezione, in alcune zone diventa rossa e si screpola. Quindi io di sera cerco di dare una botta di nutrimento, perché al mattino ovviamente punto più sull'idratazione non sul nutrimento. Questa crema è perfetta. Ora vi dico, mi dispiace un sacco che questa crema ha un inci di merda, però è fantastica perché si stende in modo super facilmente, che italiano sto parlando? Bene, si stende molto facilmente, non lascia la scia bianca, non lascia l'unticcio sul viso, si assorbe subito, e quindi io se sento la necessità di stratificare il prodotto lo posso tranquillamente fare, senza appesantire ovviamente la pelle, senza creare quei grumi, perché con alcune creme quando si va a stratificarla si creano quei grumi lì, come se sì, la pelle aveva bisogno di un altro strato ma non così corposo, ecco. Mi lascia la pelle subito molto molto, diciamo, idratata.
la sento che non tira e sento che se la beve questa crema è come se avesse bisogno proprio di questo prodotto. Poi quando vabbè, vado a dormire non lascia l'unticcio sul viso, non è assolutamente pesante, dopo un po' di tempo mi dimentico addirittura di averla sul viso. Ragazzi, però al mattino mi lascia la pelle che è una favola, ma una favola. Allora, la pelle è molto distesa, molto molto morbida, ragazzi, morbidissima, una pelle di seta, mi fa venire una pelle di seta ogni mattina e la vedo anche un po' ricompattata. Vi giuro, è una crema fantastica, mi piace tantissimo questo effetto perché io al mattino quando mi sveglio mi vado a fare la mia solita morning routine, però ho una pelle che è bellissima, a volte mi dispiace addirittura anche truccarmi, infatti spesso e volentieri esco anche con un velo di cipria perché veramente è bellissima, compatta, morbidissima e poi un filino anche luminosa, insomma dà un effetto di pelle sana e non è un effetto temporaneo che dice vabbè al mattino così poi arrivi di pomeriggio fa schifo di nuovo, no, mi dura tutto il giorno, c'è questa sensazione di nutrimento, io sto parlando perché poi al mattino ovviamente vado ad applicare una crema idratante. Però la sento molto nutrita e vi dico che quando arrivo alla sera, che mi strucco e tutto, la mia pelle sta molto bene. È un po' provata perché è sempre discromica e reattiva, però vedo che questa crema sta dando una buona mano alla mia pelle. Quindi niente ragazze, a me questa crema mi piace tantissimo, ovviamente a chi la posso consigliare? A nessuno perché ha un ICD del cazzo. Però vi dico che è uscita una nuova formula, quindi se è una formula senza schifezze ve la consiglio perché è ottima, super nutriente, la consiglio soprattutto alle pelle della mia tipologia, quindi secche, reattive, perché crea proprio una protezione per la pelle, veramente ottimo. Poi il fatto che al mattino vi lascia una pelle meravigliosa è stupendo. Assolutamente no alle pelle miste, grasse, bla bla bla, perché è una crema, è un mattone anche questo, anche se la texture è molto bagnata, mi piace un sacco le creme che sono burrose ma con la texture bagnata. E niente ragazzi, fatemi sapere se avete già provato questa crema e fatemi sapere anche se avete provato la nuova versione, se con le schifezze o senza, o è accettabile, perché se ha un inch accettabile corro subito a ricomprarla. Io vi mando un grossissimo bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazze!